se c'è tutto, c'è tutto. La prima è Led Zeppelin 4, Stairway to Heaven, la versione in studio. L'intro l'ho lasciata per rispetto. Faccio l'altra parte. L'attenzione su cui volevo far cadere la vostra attenzione è che, potendo lavorare in studio, molto probabilmente Page questo solo l'ha pensato. Se ascoltiamo la versione di Stairway to Heaven da Live Song Remain the Same, è tutto un altro andare, tende a suonare con molta più intenzione, è molto più arrogante, però è molto più sbragone, è meno curata la definizione delle note. In questo caso invece ci troviamo di fronte ad alcune scelte che sono per me estremamente significative. Uso la loop un attimo. Gli accordi in questo caso, penso che li sappiate tutti, la minore, sol, fa. La caratteristica è che sulla minore io questa scala la posso suonare tranquillamente. Il problema è su questo accordo. Se Jimmy Page avesse suonato solo la pentatonica di la minore nel suo box tipico, avremmo avuto più o meno questo effetto sull'ultima nota, che poi andremo a vedere. Avrebbe cantato Mi contro Fa maggiore. Non è sbagliata, non è una nota orrenda, cioè di molto peggio, però quella che lui va a utilizzare è meglio. Fa cantare Fa sopra Fa maggiore. Ancora una nota che non appartiene alla pentatonica di la minore, ma che va a suonare su Fa maggiore. Quindi fondamentalmente modifica la scala di la minore pentatonico con una scala di re minore pentatonico, relativa di Fa maggiore. Quindi lui incrocia queste due cose. Con quando c'è il Fa, tende a suonare Fa. In questo modo tutta l'idea melodica è più concentrata, è più focalizzata, e dato che stiamo parlando di un solo che si deve sviluppare in 34-35 secondi, la direzione melodica è fondamentale. Se io avessi voluto fare questo solo per 5 minuti, me ne sarei fregato leggermente di più, avrei usato altre soluzioni, avrei avuto più tempo per sviluppare il discorso. In 30 secondi no, e anche su questo faccio ricadere la vostra attenzione. Dipende quanto tempo avete. Se avete 10 minuti tende a variare un po' tutto. Potete partire con piccole note, piccole frasi, allungare il discorso, fare gli svolazzi, fare tapping, fate quello che volete. Se avete 30 secondi, soprattutto pensando che questa era una cosa che andava ascoltato nell'impianto di casa, non live, quindi senza l'impatto emotivo di un live, allora forse era meglio
prestare attenzione a quei piccoli dettagli. Quindi la differenza è questa. Io adesso provo a suonare altro, non il solo, su questo giro e vi faccio sentire prima solo la pentatonica di la minore, così. Andare il Mi contro il Fa. Adesso incrocio le due. Spero che abbiate sentito la differenza. Se qualcosa non è chiaro, voi me lo dite immediatamente, non c'è problema. È chiaro fino adesso il ragionamento, il Larghi? Quindi fondamentalmente io cosa voglio provare a fare oggi nel tempo che abbiamo? Buttare lì un'idea alternativa per sviluppare l'idea melodica nel solo, che vale anche per strumenti che non sono chitarre, e ci sono tastieristi, ci sono bassisti, c'è un po' di tutto e questo mi fa piacere. Proviamo a ragionare sull'accordo su cui noi dobbiamo andare a finire. Quindi, su Fa, questo non è bellissimo. Questo sì. Ora, il prossimo esempio musicale invece è tratto da un altro chitarrista. È importante però vedere anche la differenza dei due e l'ho scelto per quello. Jimmy Page è di fortissima estrazione blues, quindi fare questa scelta melodica alternativa, quindi incrociare il La minore pentatonico con Re minore pentatonico quando l'accordo lo richiede, è una scelta molto pensata. Il prossimo chitarrista è Knopfler. Knopfler invece è di estrazione country. Il country, come il jazz, suona sugli accordi. Sembra una stupidata, ma è un dato di fatto. Il country si suona addosso agli accordi che ci sono nella canzone. Quindi se c'è sol, si suona sol. Se c'è do, si suona do e tutte le estensioni di do. Ora non entriamo troppo nel tecnico. Il solo ovviamente è quello di Salt and Swing e ve lo faccio sentire al volo. Se ce l'ho. Anche questo è quanto basta storico. Andiamo a vederlo. Rispetto a Stairway to Heaven, cambia la tonalità, ma più o meno la successione degli accordi è identica. Se in Stairway avevamo La minore, Sol, Fa, qui abbiamo Re minore come centro tonale, e invece di Do, Si bemolle, Re minore, Si bemolle, Do. Qui il problema qual è? È Do, perché è l'accordo lungo. Antifo. Dura il doppio degli altri. Devo stare attento. Knopfler, estrazione country, fa molto in fretta. Suona do. Punto. Riprendo la loop.
prima parte del solo siamo in re minore pentatonico, centro tonale re minore, scala utilizzata re minore pentatonica, non ci esce, è perfetto. Seconda metà della frase. Ora, se questo non è la nostra storica scaletta di la minore pentatonica, che cos'è? Cambia. Vi faccio sentire come avrebbe suonato mantenendo re minore. Nell'ultima parte, sul do maggiore. C'è differenza. Riproviamo. Re. Veramente duro addosso e quindi cambia. Stessa parte per il resto del solo. Abbiamo finito re minore pentatonica, quindi due accordi li abbiamo fatti, do, fare sono molto male, e lui l'ha cambiata radicalmente, questa contro quell'altra, quando serve, non sempre, nel momento in cui l'accordo la richiede. Fa è brutto, è proprio brutto. L'ultima parte dell'assolo poi riprende un bellissimo fraseggio a mio giudizio, però è questa è la stessa forma di la minore che abbiamo imparato tutti, portata in giro e trasposta in re. La parte finale è la parte più semplice, suona le triade degli accordi re, la, fa, re, la, re, fa, la, re, fa, la, suona la triade di re minore, suona la triade di si bemolle, suona la triade di do. Semplice, semplice, semplice. Utilizza tutte scale diverse a seconda della funzione degli accordi, a quello che si trova. In questo modo il solo è molto più lineare. Faccio lo stesso esempio suonando tutto re minore, facendo altro, facendo i cazzi miei. Non è malissimo. Adesso suono di nuovo cose mie, cambiando le pentatoniche. Ripeto, spero che si senta, se non si senta me lo dite e proviamo a rispiegarlo. Questi due sono i primi esempi da cui sono partito. Ora passo alla versione unplugged di Leila di Clapton. Clapton su questo brano, ora non ho fatto proprio il fraseggio uguale ma le note sono quelle, fa direttamente l'unione delle due pentatoniche. Leila unplugged. Thank you.
sono gli stessi accordi di Sultans of Swing, solo che conclude sul re, quattro misure, re, si bemolle, do, re di nuovo, ma è identica. Clapton parte direttamente mettendo insieme le due pentatoniche di prima, prende il re minore pentatonico, prende la minore pentatonico e le suona come un'unica scala. Aggiunge direttamente il Mi a Re minore, semplicemente. Ecco qua. Rifacciamo mettere da capo, magari. Ciao. Ok. L'idea la sentite. Direttamente, indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo, il Mi passa. Quindi riluppiamo. Di 6 note. Proviamo a sintetizzarla così. Ragionare in termini di scala mi piace relativamente molto poco, perché la mia formazione mi porterebbe più a ragionare in termini di armonia centrotonale e tensioni a seconda del centro armonico. Ma questo impiegherebbe qualche ora di spiegazione, lavagna, scala di do maggiore, costruzione delle armonie, sarebbe lungo, complicato e noioso. Molto. E quindi semplifichiamo la cosa, aggiungiamo una nota. Siamo in una scala di Re minore pentatonico, abbiamo scelto di suonare il Re minore pentatonico perché il pezzo è il Re minore, no problem. Cosa aggiungo? Una nota, un tono, se dico tono ci siamo tutti, vero? Spero, perché è un casino però. Un tono sopra la fondamentale, quindi aggiungo il Mi, a priori. E posso suonarlo tranquillamente, non ci sono problemi. Stessa cosa posso fare se fossi la minore. Aggiungo il Si. Aggiungo la nota un tono sopra. L'esempio che ho fatto prima di Stairway to Heaven aggiunge un'altra nota. Però lì ricordatevela perché avete un accordo che vi dice cosa mettere, c'è fa, suono fa. Cioè, se voi avete la tonica dell'accordo e suonate la nota, direi che non sbagliate mai, proprio a priori. Quindi nel dubbio usate quelle. Se no l'alternativa è proprio questa, usiamo una scala di 6 note. Siamo in Re minore. E questo Mi passa sempre. Faccio un esempio. Pedale. Pedale Re minore, suono Mi,
Ora la prima volta ti sembrerà un pochino, ah, ma funziona. L'idea aveva aggiunto Mi, e Mi passa tranquillamente su quasi tutti gli accordi che avete, quindi il Mi lo possiamo fare passare, scala di 6 note, aggiungiamoci la classica blue note, siamo in Re, quindi in Re avremo la bemolle, che è la classica notina tirata della scala blues, ci troviamo ad avere una varietà di note da poter utilizzare molto maggiore. E questo dovrebbe portarvi appunto nell'ottica di 30 secondi, devo fare il solo. Cosa dico? L'ho già sentito 15.000 volte? Palle. Proviamo a metterci qualcos'altro. Ah, dai, filino meglio. Abbiamo una varietà diversa di note che ci apre il fraseggio, che ci apre l'idea. Chiaro che tutto questo che vi sto dicendo andrebbe sperimentato, si va a casina, si mette sulle basi, YouTube è pieno così di basi, vi mettete lì la minore carino, poi ci fate anche i vostri fraseggi, fate i vostri lick, andate a manette, tutto più bello. Fate